Bene, buonasera a tutti, abbiamo la seduta di lunedì 25 marzo delle ore 18:30. Lascio la parola al dottor Iafica per l'appello. Dancelli. Presente. Massa. Presente. Ung. Presente. Ferretti. Presente. Salvini. Presente. Ghidelli. Presente. Biglietti. Presente. Tira. Presente. Sormani. Presente. Tenini. Presente. Bravo. Presente. E signora Mizzani, comunicatore professionale. Grazie. Quindi, primo punto all'ordine del giorno, come di consueto, la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente del 30 dicembre 2023 e deliberazione della numero 36 e numero 43. I signori consiglieri hanno avuto modo di ricevere il materiale, se non c'è nulla da aggiungere o discutere, passo al punto 1, quindi lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente. Chi vota a favore? Grazie. Passiamo al punto 2, approvazione della nuova convenzione per la costituzione della centrale di committenza CUC dell'Unità del Veneto in forma aggregativa tra enti. Lascio la parola all'assessore Manso per la presentazione di questo punto. Va bene, grazie. La CUC significa centrale unica di committenza. Da diversi anni abbiamo sostenuto e favorito la creazione, la costituzione e lo sviluppo della CUC appunto di Carpenedro. Specularmente a questo progetto c'è il SUAP, sempre a Carpenedro, che è riguardante invece lo sportello unico delle attività produttive e tutto l'aspetto riguardante il commercio, che certamente sapete è gestito in forma ormai associata aggregata. C'è questa modifica della convenzione che sostanzialmente traduce, recita un concetto. Noi siamo un comune associato e quindi veniamo reputati tra i fondatori. Ci sono poi quei comuni che sono aderenti, quindi associato, noi fondatori, aderenti, che sono tutti coloro che anche in questi mesi hanno manifestato l'interesse ad aggregarsi alla CUC e che quindi sono soggetti a essere non fondatori ma tra virgolette, gregari, cioè coloro che sono in procinto di volersi associare. Di fatto la convenzione recita, ad invarianza di impegno, ad invarianza di carico di lavoro, ad invarianza di investimento, ad invarianza di personale, c'è un automatismo che permette a un piccolo ente di poter diventare aderente. Se il nuovo aderente ha una struttura, un corpo, un fabbisogno, una dimensione tale invece da impattare sull'equilibrio della gestione o dell'ordinaria amministrazione, serve anziché l'automatismo nell'adesione, pertanto anziché avere questo semplice via libera da parte del capogruppo, capofila che è Carpenedro, nel caso di adesione di comune strutturato serve il tavolo dei sindaci che si esprima e pertanto noi associati fondatori che manifestiamo il benestare. Quindi è semplicemente per dire benvengano le aggregazioni, prima di dare un automatismo agli associati, noi fondatori, noi aderenti daremo il via libera in quei casi in cui venisse impattata. La convenzione, come sappiamo, è sino al 2032, sì, sia sua che sua. E la modifica è questa, le modalità di accesso all'aggregazione del SUA e del SUA, o meglio del SUA in questo caso. Grazie. Prego. Se qualcuno volesse dire. L'elenco dei comuni che sono sul documento che ci hanno girato, sono tutti fondatori? E non conosco che documento abbiamo girato, se sono circa 7-8 sono di convenzione, sono 8. Sì. Anche se da una parte abbiamo letto che bastano due sindaci, per il capofila e un sindaco per decidere qualcosa lì sostanzialmente. Sì. Ovvero il comune di Cipro, che non è nel elenco, con la stipulata, chiede di utilizzare sindaco di Carpenedro insieme a un sindaco che ha bisogno per poterlo esattamente così. Semplificato, esattamente, l'adesione è semplificata per coloro che si associano
e che non hanno un impatto rilevante. Qui parla di un regolamento attuativo di questa pretensione, che però non so se si sono dimenticati di allegarlo, però... Sì, recita questo dell'attuativo, proprio indica i meccanismi nel quale viene coinvolto semplicemente il tavolo strategico, che è quello degli associati. Però no, secondo me non c'era. È un regolamento quindi attuativo, quindi rispetto a questo ha delle indicazioni più precise. È obbligatorio però fare il culto obbligatorio? Non vedo come sia obbligatorio. Aderire al culto, sì. Ah, ok. Per tutti i fondi generali era qualcuno. Per tutte le realtà piccole devono consorziarsi in qualche modo. Quindi al di sotto dei bandi di 140.000 euro, però... No, non c'entra quello. Allora, un tema è il codice degli appalti, che stabilisce le soglie per le quali possono essere fatti gli affidamenti diretti con le gare a evidenza pubblica. Ci sono delle gare per la quale si supera determinate soglie e per la quale il codice dei contratti impone agli enti di passare la gestione della procedura a una centrale unica di committenza. Quindi sì, che la fa da padrone è il codice degli appalti nel determinare dove e quando, però sin dalla 163, quindi dalla versione precedente dell'attuale codice in vigore, vi è l'obbligo di adesione. A suo tempo venne fatta una scelta rispetto alle due ipotesi che erano sul piatto, e cioè l'adesione alla CUC della provincia di Brescia o una gestione, diciamo così, più prossima, più territoriale, in cui quindi si lanciò questa iniziativa anni fa e Carpenedolo si fece la confida sostanzialmente. E che costo avrebbe per... Dipende in base alle parti. Percentuale sul... Non è... Sì. C'è una quota fissa, sì. Sembra essere quota fissa di 4.000, sì. Tanto noi abbiamo la fortuna e l'opportunità che il nostro tecnico Bulgari, in una quota oraria che esula dalla competenza comunale, collabora anche con la CUC, quindi diciamo anzi è un perno di quella organizzazione. Però oggetto dell'ordine del giorno di quest'oggi non c'è costo, la gestione piuttosto che l'organizzazione della CUC, ma l'unica modifica che viene disciplinata è quella rispetto a come si contemplano nuove adesioni. Le nuove adesioni, ripeto, ha di rilevanza di carico, è un automatismo a discrezione del capofila, in caso invece contempli un carico differente viene convocato il tavolo di Sinci, pardon, e viene deliberato a seconda di quello che è il correttivo, l'iniziativa dove è attuale. Prego. Detto quindi, in votazione al punto 2, approvazione della nuova convenzione per la costituzione della centrale di committenza FUC di Carpenedolo, aggregativa tra enti. Chi vota a favore? Grazie. Vi chiedo l'immediata agibilità. Chi vota a favore? Grazie. Passiamo quindi al punto 3, variazione bilancio di previsione finanziaria 2024-2026. Per la trattazione di questo punto lascio la parola al vice sindaco Ghidelli, che non capisce la delega al bilancio. Andiamo oggi a fare la prima variazione al bilancio di previsione 24-26 approvato a fine anno scorso, variazione che vi riepilogo quelli che sono poi i punti principali. Abbiamo inserito, in quanto siamo stati beneficiari di un fondo, proprio lì magari vi accenna, di benessere in comune, che si è stati fatti. Qui sono stati finanziati per il 75%, spesa totale 37.500 euro circa, ci hanno finanziato circa 25.000 euro, pertanto andiamo a inserire l'entrata con la relativa spesa. Abbiamo una variazione all'interno del bilancio di previsione di 25.000 euro, non so se vi ricordate che ci eravamo lasciati, che avevamo inserito all'interno 35.000 euro di spesa per quello che era la questione eventuale della gestione del verde esternamente, finché non trovavamo un esterno da inserire in organico. Abbiamo trovato l'esterno, pertanto dobbiamo fare questa variazione, ovviamente togliendo i 4 mesi già passati, quando inizierà a lavorare da primi di aprile, per
pertanto facciamo questa variazione da spostare appunto sul capitolo degli stipendi di 25.000 euro. Siamo andati ad aumentare di circa 5.000 euro l'appalto delle pulizie, su 5.000 euro per ogni anno sul triennio. Abbiamo inserito qua, scusa, di che cosa? Allora, non ho seguito io proprio l'appalto delle pulizie, dopo magari ci dà qualche direttiva in più Daniele, semplicemente per quanto riguarda tutta la parte delle pulizie del comune, delle sale comunali, e dopo scusa che c'è dentro, del comune, palestra, teatro, quindi utili vari edifici. Era stata fatta la gara, era seduta l'appalto, quindi è stata fatta la gara. E ha vinto una cooperativa Rembo dell'Emilia Romagna, che la terra incontreremo. Costava tanto? C'è un aumento, sì, dal dovuto proprio al contratto con il Comune Nazionale. L'aumento è il costo puro del costo del lavoro che è del Poi in sede di gara ovviamente c'è un'offerta tecnica, un'offerta economica per la possibilità di farlo sconto, si sono concentrati più sulla parte tecnica che su quella economica, per poi prendere la montagna Poi abbiamo inserito 3.000 euro per il pago chiave a tutti gli adeguamenti necessari, qualcosa per gli esterni, protezione civile e polizia locale, e sono stati spostati 5.000 euro per sistemare la scuola, che c'era stato un problema, e quindi abbiamo fatto questo. Non c'è nient'altro di particolare, se avete delle domande o altro. Ok, metto quindi in votazione il punto 3, variazione di bilancio e provvisione finanziaria 2024-2026. Chi vota a favore? Chi si astiene? Grazie. E anche per questo richiedo l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Chi si astiene? Grazie. Quindi la seduta si chiude. Buonasera.